Ciao Pai. Ciao, ciao Giovanni, come stai? Tutto bene? Tutto ok. E tu invece? Bene, anch'io sto bene. Io sto adesso godendo un bel caffettino dentro un shopping mall. Un shopping mall non al centro di Pechino, ma un po' in periferia. Sono dentro un shopping mall convertito da un stabilimento della vecchia acciaieria Shougang, che adesso si è convertita totalmente in un nuovo magazzino. Veramente pazzesco. Quindi è una struttura alla quale hanno dato nuova vita. Incredibile, no Giovanni? Una vecchia acciaieria adesso convertita in un nuovo centro commerciale e turistico. Ma lo sapevi che questa acciaieria Shougang vanta una storia di quasi 100 anni e fu praticamente completata questa acciaieria nel 1919 e dal 2010, a causa di una graduale conversione industriale, questa acciaieria ha iniziato anche la sua trasformazione. Però gli impianti vecchi non sono stati abbandonati e molti sono stati conservati fino ad oggi e non sono stati demoliti, ma si sono convertiti in nuovi magazzini, ristoranti, librerie, eccetera. E quindi, diciamo, oggi questo stabilimento è ormai si è convertito in un magazzino, però ha conservato la struttura principale. Come vedi questo lucernario, ci sono tanti lucernari che garantiscono illuminazione dentro questo magazzino. Però una cosa molto particolare di questi lucernari è che garantiscono non solo illuminazione, ma una cosa ancora più importante è che resistono all'abbassamento di temperatura. Vuol dire che ridurre al minimo l'uso dell'aria condizionata. Quindi è un design abbastanza ecologico. Questo è molto importante, Pai. Nonostante la conservazione della struttura principale di uno stabilimento industriale, ormai si è convertito in un magazzino moderno. In questo nuovo magazzino puoi avere esperienze a 360 gradi. Come vedi, adesso ci sono diversi genitori che portano i loro bambini in modo che si divertano. E poi ci sono anche delle zone di videogiochi digitali. Quindi veramente qui puoi avere un'esperienza totalmente moderna. Veramente pazzesco. Quindi è tutto incredibile, no Giovanni? Allora, praticamente questo è non solo l'unico stabilimento, l'unica fabbrica vecchia convertitasi oggi in centro commerciale e turistico. Ci sono anche tanti altri. Magari la prossima volta ti porto altrove. E spero ovviamente che tu venga a Pechino e poi magari andiamo insieme a vivere un'esperienza dentro questi vecchi stabilimenti convertiti oggi in nuovi magazzini. Va bene Giovanni? Ottima idea, così tu me le fai vedere e quando verrò a Pechino sapremo già che cosa visitare. Bene, allora ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Pai, alla prossima. Ciao.